tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda il Lidl. Sono stata al Lidl e all'Ikea e volevo farvi vedere proprio cosa ho comprato. Alcune cose mi sono mi servivano perché ho fatto la stanza dei ragazzi, ancora in costruzione ovviamente. Infatti se mi vedete scompigliata in questa maniera è perché qui non si capisce niente. Siamo quasi alla fine, devo aspettare soltanto che arrivino i mobili. Siccome ho fatto un mix tra due negozi, Mondo Convenienza e Ikea, devo aspettare che arrivano le cose di Mondo Convenienza, perché per quanto riguarda l'Ikea siamo andati noi a comprarli. Ho comprato la Elmam, o la Malm si chiama, se non mi sbaglio, la cassettiera, quella grande per i ragazzi, che sarebbe il comò grande, e poi il comodino. Ne abbiamo preso uno perché sinceramente, in base anche allo spazio che abbiamo noi, abbiamo preferito prendere un comodino. E in offerta c'era invece la cassettiera, che è qui con me, ed è l'altra, la Alex, se non mi sbaglio, quella grande, ed era scontata perché era nella colorazione blu, che sinceramente mi piace tantissimo, e qui non nemmeno si nota proprio tanta la differenza, e quindi l'ho messa qui nella mia postazione. Poi ovviamente vi farò un video della home tour per quanto riguarda questa stanza, che sarebbe la mia stanza. Allora, per quanto riguarda Ikea, abbiamo preso quello che vi ho detto. Poi ho preso questo rotolo che lo devo utilizzare per riempire i cassetti, per far sì che non scivoli tutto. Poi ho preso questa per quanto riguarda il portaposate, ma questo riguarda la mia cucina perché mi serviva, l'altro è vecchio. E per finire queste qui, le mini stilo, che mi servivano per il... come si dice, per la tastiera e per il mouse del computer. Allora, ho preso il comodino, che è costato 40 euro. Gli altri prezzi, siccome lo scontrino erano in due, quindi l'altro lo metterà scritto la mia migliore amica. Poi abbiamo preso questa cos'è? Ah, le pile 2,50 euro, come si chiama? Questo 2,95 euro e questo 1 euro, quindi questo è tutto quello che abbiamo preso da Ikea. Poi siamo andati al Lidl perché c'erano varie offerte, e poi perché mi serviva una cosa che la mia migliore amica si era comprata un paio di settimane prima, e sarebbe il trapano, che è questo qui. Allora, di norma mio marito ce n'ha uno grande sotto nel garage, che è il suo, lo utilizza per cose sue, ma mi serviva uno per me per quanto riguarda qua sopra in cucina, perché ogni volta non avevo cacciaviti, non avevo niente assolutamente, perché lui ha tutto nel garage e gli dà fastidio quando qualcuno prende le sue cose. Quindi ho deciso di acquistare questo, ve lo faccio vedere togliendo la scatola. E vi faccio vedere anche come viene. Allora, questo è il trapano. Devo dire che è molto molto leggero come trapano, non è un trapano pesante. Ha il coperchietto qui per proteggere la punta, e poi qui dentro ha tutte le varie punte che voi dovete girare e poi si inserisce automaticamente. Aspettate, ve lo faccio vedere con il coperchio tolto. Io con le unghie ovviamente, ecco, qua abbiamo la punta come vedete, poi si apre lo scomparto, si girano per quanto riguarda, diciamo, le viti da svitare, e poi in base alla vite esce la punta, e devo dire che è ottima come soluzione. A me piace sinceramente, perché è un avvitatore-svitatore. Sinceramente è ottimo, poi mi piace che ha la protezione per quanto riguarda la punta, e soprattutto anche la sua custodia, perché viene messo in questa maniera, e io questo lo metto qui nello sgabuzzino, così quando serve il trapano io ce l'ho a portata di mano.
Ecco, qui ha la sua custodia. Di norma la potete anche attaccare ai jeans, sapete che c'hanno quelle cinture che si possono inserire le cose. E poi ha il suo, diciamo, scomparto dove ci sono altri avvitatori e svitatori, altre cose ovviamente. Poi c'è il suo caricatore. Si carica come il cellulare, quindi è una cosa ottima. Questa è ottima perché ogni volta si scaricano una velocità inaudita, quindi almeno così diciamo non c'è il rischio che oltre che si scarica lo posso attaccare dove voglio. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo bollitore, mi piace tantissimo perché di solito riscaldavo l'acqua con il microonde perché ho la cucina fuori dietro di me, quindi in inverno faceva tanto freddo e quindi mi seccavo uscire fuori e facevo tutto con il microonde. Ma siccome bevo spesso le tisane, le devo bere perché io non bevo normalmente, quindi ho deciso di acquistare questo e tenerlo proprio qui a casa, in cucina, così da utilizzarlo. E questo era scontato, se non mi sbaglio, non mi ricordo adesso dove era scritto che era scontato. Qua era, vabbè, adesso non si vede niente. Comunque c'era messo questo bollino che era scontato. Bollitore, costava 19,99, ma c'era lo sconto di 6 euro, quindi meno 6 euro, quindi 13,99 euro. Invece l'avvitatore ricaricabile è costato 16,99 euro. Sì, 16,99 euro. Poi ho preso questo rasoio, sì, è un rasoio della Remington, è un rasoio per quanto riguarda la barba e i capelli. Siccome mio figlio Andrea vuole imparare a tagliare i capelli, quindi gli ho preso questo perché ha tutti gli spessori, questi qua, e poi anche l'appoggio dove mettere il tutto. E quindi mi sembrava una cosa molto carina, visto che lui vuole imparare, è meglio, diciamo, una confezione un po' più particolare. E questo veniva 19,99, però poi c'era uno sconto di 6 euro. Però non mi ricordo se era in questo oppure nell'avvitatore ricaricabile, ma comunque abbiamo pagato con questo. Poi, per quanto riguarda sempre Carmela e Andrea, io ho preso dei box, loro utilizzano i box, non utilizzano slip. E ho preso la L per quanto riguarda Carmelo e la M per quanto riguarda Andrea. Io ovviamente li prendo di colori diversi perché essendo che li lavo io, li piego io e faccio tutto io, automaticamente non mi ricordo chi è di uno e chi è dell'altro. E quindi vado ad intuito con i colori. E vabbè, alla prossima volta gliene prendo due e due diversi. Glieli prendo perché il cotone mi sembra ottimo e quindi ho voluto prendere proprio questi qua. Loro piacciono perché non hanno troppi disegni, perché non gli piacciono proprio che hanno dei disegni particolari, e poi hanno questo effetto con diciamo la mutanda grigia e il bordo differente ed è una cosa che a loro piace, quindi gliel'ho presi. Poi, per quanto riguarda Carmelo, gli ho preso le veline. Sapete tutti, non lo so se l'avete visto su Instagram, vi ho messo il video che gli abbiamo regalato la macchina nuova, che è sempre la macchina nuova di seconda mano, però che a lui piaceva tantissimo e quindi gliel'abbiamo presa. È rimasto molto molto contento. C'è stato il video su Instagram e quindi se qualcuno l'ha visto non mi ricordo. E niente, quindi piano piano gli ho preso le salviettine per metterle in macchina e adesso gli ho preso anche le veline, gli ho preso questo qui semplici da tenere in macchina perché ovviamente deve sempre avere queste cose. Io ovviamente mio figlio, quindi cerco di fargli avere tutte le cose più particolari, nel senso che gli potrebbero servire in macchina. Poi, sempre per quanto riguarda Carmelo, gli ho preso anche i guanti e li ho presi questi qua perché avendo una mano abbastanza grossa che Carmelo è tutto enorme, automaticamente gli ho preso la L di questi guanti e li metterà in macchina perché gli ho preso anche le mascherine, però già alcune le stavo utilizzando perché con il decreto che c'è stato dobbiamo tutti utilizzare queste cose. E non si sa mai, gli ho messo anche i guanti perché
l'altra volta quando c'è stato il lockdown a marzo, dovevamo avere tutte le guante e tutto, e quindi le ho preso queste qui per scorta, per metterle in macchina, non si sa mai. Poi, per me invece ho preso i dischetti questi qui della Sien, io non li utilizzo tanto perché ho il dischetto quello grande, ma spesso quando sono qua sopra mi servono e quindi li ho presi questi qua. E poi ho preso il mio pacco di noci che mangio io di norma, mangiano tutti, perché di norma io le utilizzo soltanto per stuzzicare, per passare un po' il tempo, se ho fame, per ammortizzare, diciamo, il tempo, così da mangiare normalmente. Ma invece ho scoperto che piacciono a tutti, infatti io appena lo apro, in due o tre non c'è più. Allora, poi ho preso come ultima cosa questo che è un set per il trucco della Mio Mare, dove abbiamo una spugnetta per esfoliare il viso, una pinzetta e poi delle spugnette per fare tipo una specie di scrub leggerissimo ovviamente al viso. E poi abbiamo queste che si mettono nelle dita proprio per arrivare nei punti dove diciamo con il massaggiatore questo qui non ci arrivate, quindi è un'ottima idea. Poi lo utilizzerò e vi farò sapere ovviamente. Allora, per quanto riguarda questo video è tutto, io vi dico sempre, se vi è piaciuto qualcosa scrivetemi un commentino qua sotto, se le avete utilizzate, se avete utilizzato anche questi qua ditemi se vi sono piaciuti o meno. Io per quanto riguarda questo video vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Thank you.